La fortezza di Montepulciano in questi giorni sta ospitando la 23esima edizione dell'anteprima del vino nobile, un evento in costante crescita, già dimostrato dai primi dati di affluenza nel weekend di San Valentino. Infatti l'anteprima è iniziata il 13 febbraio e si concluderà oggi, 18 febbraio, con l'assegnazione delle stelle all'annata 2015. 44 le aziende in mostra che in questi giorni stanno animando le storiche mura di questo importante edificio che è la fortezza di Montepulciano. Io con Tommaso Ghezzi questa mattina vi accompagneremo in quella che è la giornata conclusiva dell'anteprima. Tommaso, pronto per affrontare questo viaggio tra l'enogastronomia? Prontissimo, prontissimi, un'edizione molto importante perché si festeggiano i 50 anni della denominazione di origine controllata. È dal 1966 che infatti esiste sul mercato il vino nobile di Montepulciano, una ricorrenza molto importante perché appunto determina 50 anni di legame tra questo territorio e il vino nobile, cantine che sono cresciuti, che hanno costruito un settore commerciale fondamentale per questo territorio, legate alle attività del nostro territorio e che sono imprescindibili per la conoscenza dello stesso. C'è da dire anche che Montepulciano è una delle mete preferite dei turisti enogastronomici. Infatti, in tutta Italia e quindi anche qui a Montepulciano si sta crescendo sempre di più l'enoturismo. L'anno scorso, nel 2015, sono stati circa 300.000 le persone che sono venute qui a Montepulciano per assaporare e degustare questo fantastico nettare. I turisti principalmente provengono dagli Stati Uniti, dalla Germania e dall'Olanda, a seguire Francia e Cina. Eccoci qua all'interno della fortezza di Montepulciano. Ad accoglierci abbiamo Silvia Loriga, responsabile eventi del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano. Allora, come sta andando questa anteprima 2016? Buongiorno a tutti, questa anteprima sta andando meravigliosamente. Le giornate dei Wine Lovers hanno ricevuto più di 4.000 persone all'interno della nostra fortezza, quindi siamo assolutamente felici. E oggi, 18 febbraio, è la giornata dedicata alla stampa del settore, quindi una giornata molto speciale che vede l'ingresso di molte persone interessate al vino nobile di Montepulciano e in pochi minuti avremo la conferenza stampa dove saranno presentate le stelle della Vendemmia 2015. Il vino nobile di Montepulciano sta facendo registrare sempre un trend sempre più positivo. Nel 2015, infatti, si conferma una quota destinata all'export pari all'80% del prodotto, mentre il restante 20% viene commercializzato in Italia. Il 47% delle vendite avvengono in Toscana, mentre il 16% al nord. Qui c'è un dato molto importante perché la quota è cresciuta circa del 4%. Cresce anche molto l'export all'estero e uno dei paesi che acquista, è innamorato maggiormente del vino nobile di Montepulciano è la Germania con un 46%, seguito dalla Svizzera con il 17% e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti infatti si stanno dimostrando molto amanti del vino nobile di Montepulciano e qui il mercato rappresenta quasi il più 10% del prodotto. Successo anche in Asia e nei paesi dell'ex Unione con il 7% delle esportazioni. Tommaso, ma vedo che non solo gli Stati Uniti, quindi gli americani, gli asiatici, i tedeschi amano il nobile, ma vedo che ti sei già portato avanti con questo bicchiere. Sì, io mi porto sempre avanti. Ovviamente gli americani, gli svizzeri, i tedeschi hanno un debole per il nostro vino. Noi siamo qui all'Espositore di Talosa, ora stavo giusto appunto apprezzando, non mi ricordo più che cosa mi stava facendo bere, quindi lo lascio dire a lui. Questo è un nobile base, è un 90% sangiovese, 10% merlot.
È un vino molto molto apprezzato negli Stati Uniti, dove lo importiamo per il 51% della sua produzione, e anche in Germania e in Svizzera, sono i nostri mercati più forti al momento all'estero. Questo fa un affinamento di 24 mesi in botte in tonneau e in botte grande. Non usiamo barrique. Le nostre vigne sono nella parte nord di Montepulciano, zona pietrose, sono circa 35 ettari, di cui 22 a nobile. Il terreno è prevalentemente tufo, quindi dà una grande mineralità al vino, una buona acidità e un tannino molto molto giovane. Grazie mille, ovviamente sono brillantissimi i nostri espositori, ti ringrazio. Ti invito comunque a bere anche a te. Come sta andando quest'anteprima? È soddisfatto di questi wine lovers che hanno affollato la fortezza di Montepulciano? Sì, tre giorni molto interessanti, sia il sabato che la domenica tanta gente, e oggi siamo qui per la stampa e vediamo un po', speriamo di avere buoni risultati. Attesa per le stelle dell'annata 2015? Sì, beh, l'annata è fantastica, per cui nemmeno tanta paura, se si ha paura quest'anno qui si può smettere. The days of wine and roses, laugh and run away, like a child at play through the meadowland toward a closing door, a door marked nevermore that wasn't there before. The lonely night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you. The days of wine and roses. The lonely the night discloses just a passing breeze filled with memories of the golden smile that is. Primi anni 80, fine anni 80, primi anni 90, e quello l'obiettivo è vedere come il maschio si è contraddistinto dall'elemento grifone rampante e dal sigillo che lo ha contornato. Questo è il confronto tra ciò che rappresenta la tradizione e il futuro del nuovo marchio. E ecco la proclamazione. Penso che non potevano essere che 5. 5 stars. 5 Possiamo dire che il fare sistema, lavorare in rete, ha funzionato? Direi di sì, oggi continuiamo a raccogliere i risultati di anni di programmazione ormai fatti insieme. Ormai il Consorzio del Vino Nobile e l'istituzione poliziana, quindi l'amministrazione comunale, la Strada del Vino, Visionaria, le altre, diciamo, un po' tutte le associazioni che hanno lavorato sul progetto Vino a Montepulciano hanno raccolto veramente dei risultati anche inaspettati. Il prodotto dal punto di vista qualitativo è migliorato negli anni, la comunicazione ugualmente, sono aumentati il numero dei turisti e degli appassionati del nostro vino, gli appassionati del nostro territorio, e il risultato è stato una crescita
crescita economica esponenziale in questi anni, quindi con grande soddisfazione sia per i produttori di vino ma anche per gli operatori della ricettività, dell'enogastronomia e del commercio. Per cui insomma veramente fare rete, fare sistema in questo caso è un esempio assolutamente positivo. Ecco, quest'anteprima ha in qualche modo segnato la conclusione dei lavori della fortezza che vedranno la luce in quest'estate. In che cosa sono consistiti questi lavori? Siamo ad oltre 2 milioni e mezzo di investimento in questa struttura, un recupero direi eccezionale, ormai ultimato, mancano veramente pochissimi dettagli di una piccola parte che sarà destinata appunto ad Enoteca del Consorzio del Vino Nobile. Tra l'altro i ritardi sono dovuti ad una cosa direi in questo caso anche piacevole, non solo come al solito si dice alla burocrazia, bensì ad una scoperta eccezionale, insomma nel rifare i solai della parte dell'Enoteca sono stati scoperti alcuni diciamo reperti storici di notevole importanza e si parla di cose risalenti addirittura al tempo degli Etruschi, forse ci saranno poi le occasioni per studiarlo più approfonditamente, magari ultimare anche gli scavi, si parla di un tempio etrusco di notevole importanza, diciamo una cosa piacevole che in parte arrederà anche l'Enoteca. Abbiamo cambiato una parte del progetto, abbiamo reso il pavimento dell'Enoteca assolutamente trasparente con un cristallo e naturalmente avremo nei prossimi mesi l'inaugurazione ufficiale insieme allo spostamento degli uffici del consorzio in questa sede, che completano di fatto l'utilizzo della fortezza, dove una parte è destinata a sale polifunzionali, polivalenti per mostre o iniziative di carattere culturale e l'altra invece alla formazione universitaria con la presenza della Kennesaw University di Atlanta, della Georgia, appunto, che ha investito con noi oltre 500.000 euro e probabilmente, diciamo per scaramanzia, ormai nei prossimi giorni chiuderemo l'accordo ufficiale, dal prossimo maggio utilizzata anche da un'altra università americana, l'Università Pubblica dello Utah, che farà formazione qui a Montepulciano utilizzando una parte di questi spazi e il know-how della Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte. Ecco, possiamo dire che gli americani sono sempre più innamorati di Montepulciano, infatti anche il trend dei turisti arrivano proprio dall'America, possiamo dire veramente un amore per questa terra? Direi di sì, ed anche qui raccogliamo il lavoro di diversi anni, insomma noi abbiamo perlomeno, io dal 2009 ho iniziato a portare in giro per il mondo il brand Montepulciano insieme al Consorzio del Vino Nobile, della Strada del Vino, agli operatori della ricettività e dico che oggi raccogliamo quello che abbiamo seminato dal 2009 ad oggi, un trend assolutamente in crescita, il 2015 si chiuderà con un 15% circa di aumento delle presenze americane a Montepulciano, direi un piacevole ritorno e soprattutto siamo stati capaci di far comprendere anche la valenza di un progetto culturale ad alcune istituzioni americane di notevole livello. Ne sono appunto un chiaro esempio le due università che lavoreranno per la formazione qui a Montepulciano, non disdegnerei però anche un altro bellissimo esempio, è risaltato nei giornali anche pochi giorni fa, quello della progettazione per i musei di Harvard da parte di Renzo Piano, che si è rifatto alla canonica di San Biagio, parole testuali di Renzo Piano, dice: volevo ricreare diciamo un'emozione a chi entrerà in questi locali pensando di fargli immaginare di trovarsi in una piazza, in una parte di Montepulciano, della cittadina appunto della Toscana. Beh, insomma, quindi siamo stati capaci di convincere la dirigenza con cui abbiamo lavorato che il nostro progetto di Montepulciano di cultura, di formazione, ma soprattutto un progetto anche di crescita turistica della Val di Chiana è senz'altro un progetto serio e soprattutto diciamo di importante valore. Noi, essendo la banca del territorio, riteniamo particolarmente interessante questa iniziativa perché è quella più importante, che mette in evidenza tutte le attività di Montepulciano, che è il benessere della collettività, dei nostri soci, dei nostri clienti, e sinceramente dobbiamo fare un elogio ai produttori che si stanno impegnando in modo particolare negli ultimi tempi per far crescere la qualità dei loro prodotti, che è questa che poi ha valore in tutto il mondo. Questo ha portato a un grande sviluppo di Montepulciano dal punto di vista turistico, quindi del benessere, di tutte le attività commerciali, e noi abbiamo contribuito con questo
con questo contributo a far sì che questa attività prendesse sempre più sviluppo e di essere presenti nel territorio. In questo momento poi il sistema delle banche è, diciamo, dal punto di vista dei media è abbastanza in crisi, però devo dire che questo non è assolutamente vero, ci sono dei problemi, però credo che il sistema bancario sia sufficientemente solido, importante e non deve impensierire i nostri risparmiatori. In particolare il mondo delle BCC in questo momento è stata, diciamo, deliberata un'autoriforma, quindi proposta da tutto il mondo delle BCC e quindi, diciamo, stiamo migliorando la struttura della nostra banca. Noi in questo momento stiamo pensando, come abbiamo già annunciato, ad una fusione con i colleghi della Val di Chiana, della BCC della Val di Chiana, quindi questo incrementerà ancora il nostro potenziale operativo e quindi saremo ancora più presenti sul territorio per poter dare ai nostri soci, ai clienti, ancora un maggior apporto per la crescita del benessere collettivo. A che punto è questo accordo, lo possiamo dire? Certamente, alla fine del mese di dicembre è stato inviato alla Banca d'Italia, che ci deve autorizzare l'operazione, il piano industriale dopo alcuni mesi di lavoro e quindi dopo che i consigli insieme e congiuntamente abbiamo deliberato l'operazione e a questo punto aspettiamo l'ok da parte della Banca d'Italia, che dovrebbe arrivare entro la fine del mese di aprile. Quindi, se questo ci auguriamo, perché è veramente importante per il territorio questa unione, perché facciamo una banca con 110 milioni di patrimonio, quindi possiamo veramente sostenere l'economia, nei primi giorni di maggio dovremo arrivare alle assemblee straordinarie per quindi deliberare l'operazione. Se l'operazione viene deliberata, con il 1° di luglio dovrebbe partire l'operatività della banca unita. Quindi il nome sarà Val di Chiana, perché comunque anche Montepulciano fa parte della Val di Chiana e riteniamo che sia un territorio particolarmente interessante. Le due banche, diciamo, ad oggi, sia la BCC di Montepulciano che la BCC della Val di Chiana, di fatto operiamo sullo stesso territorio. Loro hanno la Val di Chiana sud e quindi arrivano fino a Arezzo, e noi dalla parte nord arriviamo fino a Arezzo, per cui proprio questa unione darebbe veramente dei grandi vantaggi a tutto il territorio. Ci auguriamo che i soci capiscano l'importanza di questa operazione, perché sicuramente avere una banca forte che può sostenere le iniziative degli imprenditori in questo momento, direi, è particolarmente importante per il benessere della collettività. L'altra cosa che vorrei evidenziare è quanto è importante la piccola banca, no? Perché la piccola banca, diciamo, noi mettiamo al centro dell'attenzione le persone, i valori, per cui nel nostro contesto economico, per fortuna, non ci sono grandi aziende, ma sono tutte piccole aziende, direi, quindi piccoli imprenditori. È più importante a un certo punto il valore della persona, anche se i numeri naturalmente sono importanti, che non altre considerazioni che non arrivano a fare la grande banca. La grande banca è importante, vanno bene, però per i grossi gruppi. Forse il piccolo imprenditore, come l'assistenza e la consulenza che fa la piccola banca, la banca del territorio, dove ci conosciamo tutti e dove i tempi di risposta per la nostra organizzazione sono molto veloci, probabilmente è un grosso punto di vantaggio per tutto il benessere di tutte le imprese produttive. Il vino nobile, che spazio ricopre in questa storia del vino che hai tracciato? Come ho detto nell'introduzione, La storia del vino nobile, comunque dei vini di Montepulciano, inizia in epoca etrusco-romana, già ne parla diciamo, Tito Livio nelle storie, sempre per quella, narrando la leggenda di Arunte, del Lucumone, che gli aveva preso la moglie, diciamo. Ecco, poi da lì si passa all'epoca longobarda, dove si trovano già i primi contratti di acquisto, di vendita, di donazione, eccetera, per vigne che sono nel castello Poliziano. Rientravano, diciamo, sotto la proprietà, erano in proprietà del monastero di San Salvatore della Miata. Il monastero che poi è stato, diciamo, il cui archivio è stato studiato ampiamente da Kurz e Schneider, perché è ricco di notizie proprio sui Longobardi, sulla storia longobarda, specialmente nel nostro territorio. Dopo questo periodo, diciamo, dell'Alto Medioevo, si passa
alla storia medievale, dove il vino di Montepulciano, e poi dopo si affaccia anche il nome di nobile, il vino di Montepulciano è presente un po' dappertutto. Per esempio, facciamo un esempio: nel 300 già esistevano delle società di commercio dei prodotti di Montepulciano, fondate dalla famiglia del Pecora, una delle famiglie più importanti di Montepulciano, sicuramente la famiglia che aveva tiranneggiato la nostra città. Quindi loro hanno fatto queste società per vendere, commerciare, diciamo, in Italia, in Europa, per esempio anche in Francia e in Spagna, il Guado, poi lo Zafferano e il vino, appunto. Poi da lì, da questo periodo qui, si passa attraverso, diciamo, i secoli più vicini a noi, come il 700, dove si trova, facendo una ricerca storica, è stato rintracciato il nome nobile nel 1787, si passa poi ai nostri giorni. Ecco, questa è, secondo noi, insomma, perché coinvolgo anche il coautore in questa idea, che il vino nobile di Montepulciano, a partire dall'epoca etrusca, senza soluzione di continuità, è arrivato fino ad oggi, insomma. Una storia millenaria. Sì, senz'altro. Grazie mille. Lei l'anno scorso disse che nel suo mandato sperava di ottenere le fatidiche 5 stelle, oggi queste stelle sono arrivate. Ma sono sincero, durante la vendemmia ripensavo a queste parole che avevo detto, e ho detto: quest'anno sicuramente sarà un'annata a 5 stelle. Vabbè, penso che tra noi produttori non c'era nessun dubbio sull'assegnazione delle stelle, in quanto è stata un'annata veramente perfetta. Sembrava che addirittura gli agenti atmosferici venivano quasi telecomandati, nel senso c'era bisogno di temporale, veniva il temporale, temperature diurne e temperature notturne sempre giuste, il che ha permesso di ottenere dei vini veramente eccezionali, con colori, corpo veramente veramente buoni. Ecco, possiamo dire che queste 5 stelle vanno a conclusione di un'anteprima 2016 veramente importante, ha fatto registrare dei numeri importanti già da sabato 13, quando è stata aperta. Sì, sabato 13 sicuramente è stata la nostra... Proprio non ce l'aspettavamo così tanta gente, perché comunque era il secondo anno che ripetevamo questa data del sabato, e già ci sono state molte persone. Nell'arco dell'intera manifestazione, quindi sabato, domenica e lunedì, sono state presenti più di 4.000 persone, che è un numero veramente impressionante per quanto riguarda il Consorzio del Vino Nobile. Un altro dato importante, ma anche allo stesso tempo curioso, è il fatto che molte, sempre più donne decidono di lavorare nel mondo del vino. Nel consorzio ci sono 16 aziende sulle 75 presenti che sono comandate, tra virgolette, mandate avanti da donne. Sì, comunque gli addetti ai lavori nel settore vitivinicolo a Montepulciano, il 40% è rappresentato dal sesso femminile. C'è stato un aumento del 15% confronto a 10 anni fa, ma addirittura dell'80% se si ripensa al 1980, ossia all'anno in cui è stata ricevuta la prima fascetta della DOCG. Quindi quando si parla tanto di quote rosa, e a Montepulciano sicuramente sono molto presenti. C'è con me Massimo Max Bardelli, che è qui in rappresentanza di Visionaria, perché Vino Nobile non è solo donne, come abbiamo sentito, ma è anche investimento sul nostro potenziale umano, sulle nostre risorse umane e lavorative. Cos'è Visionaria? Allora, Visionaria è un'associazione che si occupa prettamente di innovazione sociale e co-working. Cosa significa? Ovviamente sarebbero due parole abbastanza sì innovative, ma anche di moda. Vogliamo riportare sul territorio le idee di impresa, vogliamo fare cultura di impresa e dare la possibilità ai ragazzi del territorio di poter sviluppare le proprie idee di impresa e imprenditoriali.
Ovviamente vogliamo e vorremmo, sarebbe il più bello auspicio, che fondi e anche idee di impresa da fuori Montepulciano potessero arrivare qua. Naturalmente siamo partiti da Montepulciano perché abbiamo a tutti gli effetti una governance pubblica-privata. Giornalmente noi abbiamo dei contatti con il Comune che ci dà delle indicazioni sulle istanze stesse del territorio e su queste istanze cerchiamo di sviluppare idee innovative. Stiamo partendo con il co-working. Il co-working non è un elemento fisico, ma è un elemento anche di idee, una connessione continua di persone, luoghi da tutta Italia e tutto il mondo. Siamo entrati nella rete Covo, che conta 120 spazi in tutta Italia. Noi siamo il 121esimo, ma soprattutto siamo l'unico luogo urbale, come lo chiamiamo noi, a metà strada tra la città e l'aspetto rurale. Quindi vogliamo essere quel mix giusto di cultura, di idee, di impresa, che possono nascere anche in luoghi che non sono città. E qui sicuramente le idee di impresa possono nascere con un piglio molto più forte che nella logica cittadina, con dei tempi di vita ben più diversi e molto più stretti dal punto di vista della qualità. E come si allaccia questo, questo concetto, questo contesto di idee con il vino nobile? Il vino nobile. Vino nobile è stato l'asset del territorio che ha portato per primo una collaborazione con Visionaria. Noi, dopo che siamo nati a maggio del 2014, abbiamo subito partecipato a Luci sul Lavoro grazie a un'idea del vino nobile. Quindi il primo evento, prima ancora di avere degli spazi fisici, ci è stato dato come idea, come luce, dal vino nobile di Montepulciano, e quindi di conseguenza abbiamo fatto un talk. 40 persone del territorio sono venute a Montepulciano, a Luci sul Lavoro, per parlare di vino nobile e come poter innovare il vino nobile. E quindi di conseguenza sono, tra virgolette, stati i primi patrocinanti del progetto Visionaria insieme al Comune. E in questo contesto invece oggi si presenta qualcosa che parte da Visionaria e che si connette poi con tutto quello che è stato definito il sistema vino nobile. Assolutamente, si è presentato ovviamente un logo del Consorzio del Vino Nobile che sicuramente esprime sì cultura del territorio ma anche innovazione, un po' come quello che vogliamo portare avanti noi naturalmente. Si presenta anche il co-working di Visionaria, che è una delle attività di Visionaria, associazione che porta sì co-working ma che porta formazione sul territorio per i giovani che vogliono fare imprenditoria, ma anche i meno giovani che vogliono imparare cose nuove, cose più innovative, e anche eventi che possono portare cultura di impresa del territorio. Quindi sicuramente co-working come elemento chiave di connubio tra innovazione, tra cultura, tra persone, tra gente di ogni dove che possono arrivare a Montepulciano e possono analizzare nel dettaglio delle idee di impresa ma anche avviarsi di questo territorio. Però qua hanno la tecnologia, anche hanno le persone che possono aiutarli e a supportare delle idee imprenditoriali. Quindi vino nobile che è anche investimento sulle nostre giovani generazioni e sulla rete che si crea da questa. Grazie mille. Grazie a voi. 1966-2016, 50 anni dalla DOC. Questo traguardo è stato anche festeggiato da un restylist del marchio. Un'associazione in continua crescita con tanti progetti per il futuro. Sì, la DOC è del marzo 1966, un gruppo di 10 denominazioni italiane in quell'anno, fra cui il vino nobile di Montepulciano, ottennero il riconoscimento della denominazione d'origine controllata. Oggi nel linguaggio frequente sappiamo tutti cos'è una DOC, una DOP e così via. Allora era un oggetto poco conosciuto e che incuriosiva. Ma è stata la DOCG, ovvero sia la garantita e la fascetta di Stato che
per primi di tutti in Italia e presumo nel mondo sono stati i produttori di vino nobile ad apporla su una bottiglia, è stato l'elemento che ha sancito la rinascita, la ripresa anche di tipo commerciale della produzione di vino nobile di Montepulciano. Le iniziali 500-600.000 bottiglie degli anni 60 sono oggi circa 10 milioni di bottiglie fra vino nobile, principalmente il rosso di Montepulciano, oltre a una produzione di nicchia ma particolarmente apprezzata e di pregio di Vinsanto di Montepulciano, tutte produzioni a denominazione di origine, perciò il meccanismo della denominazione ha fatto sì che la denominazione vino nobile potesse veramente prendere il volo come noi ci auspichiamo che possa fare il Grifo, il nuovo marchio che ha mantenuto la tradizione, ovvero sia l'emblema del Grifo, che è quello della città di Montepulciano, anche nel marchio del Consorzio del Vino Nobile, però ha un segno leggermente affinato, modificato, per venire incontro anche a un segno stilistico leggermente diverso, per incontrare un po' anche il gusto e l'evoluzione anche degli appassionati, dei consumatori di vino nobile, perché come sono sempre più giovani anche queste categorie, è indiscutibile che anche la comunicazione deve essere un pochettino rivista e migliorata e ringiovanita, e questo abbiamo fatto con la proposta del nuovo logo che accompagnerà una campagna promozionale nei prossimi anni, che vedrà presente la denominazione non solo nei sistemi, nei mezzi tradizionali di comunicazione, ma soprattutto e principalmente nel web, quando si parla anche di mercati esteri. Ecco, questo è l'impegno del Consorzio del Vino Nobile, che festeggerà nella seconda parte del 2016 il 50° della denominazione, direi con un occhio positivo, ottimistico al futuro, proprio perché riteniamo che il valore del vino accompagnato ad altri valori, quali possono essere quelli della salvaguardia ambientale, dell'etica della produzione e direi anche di quella che è la storia, la cultura, la tradizione di Montepulciano, possano essere degli elementi imprescindibili oltre alla qualità per avere una competitività sui mercati internazionali, che sono sempre più difficili e impegnativi. Ecco, diciamo che comunque Montepulciano sta riuscendo bene, perché il settore enoturistico è aumentato molto dal 2015, sempre più stranieri, tra cui anche americani, tedeschi e svizzeri, si stanno interessando a questo territorio. Sì, i nostri numeri confermano questa tendenza, anche con nuovi tipi di turismo, turismo lento e altri tipi che comunque si accompagnano bene alla proposta enogastronomica e alla degustazione di vino nobile. Montepulciano anche in questo ha dei progetti abbastanza interessanti e all'avanguardia, e credo che potrà rispondere anche per i prossimi anni a questi nuovi tipi di turismo che richiedono direi una fruizione più lenta del luogo, dei territori, anche un rispetto dei territori stessi, e in questo noi che siamo fra i principali artefici, perché le aziende evidentemente sono collocate sul territorio, non possiamo che essere contenti, e ritengo che potremmo approfittare di queste nuove possibilità. Quindi Valentina, un'ottima annata per un sempre splendido vino nobile. Ciao a tutti e buon vino nobile. Of the golden smile that introduced me to the days of wine and roses and you.